Ci siamo. Allora, questo è il secondo appuntamento di quest'anno. Mentre aspetto che tutti noi ci connettiamo, diciamo appunto arriviamo a discutere, a parlare della Luce Valgo, vi ringrazio per la presenza dell'altra volta. È stato davvero bello, è stata la prima volta che facevamo qualcosa di simile. È stato bello vedervi tutti connessi e scambiare informazioni. Spero anche che sia stato utile. Per questo cerchiamo di non colpire sempre lo stesso tema e cerchiamo di andare a individuare dei temi che sono più interessanti per la maggior parte di noi, cioè per la maggior parte, non solo, ripeto, dei miei pazienti, ma per la maggior parte delle persone che hanno dei problemi di piede e caviglie, per cui la nostra parte è un riferimento in termini di informazioni. Quindi, ovviamente, quando ci si occupa di piede e caviglia, un problema importante è quello della luce valgo. Tanto vedo che ci siamo. Grazie, ripeto, a tutte le persone che si stanno connettendo. Tanti sono miei pazienti, tanti invece sono persone che vedono, ormai sono diventati amici, che vedo che commentano spesso, che mi chiedono consigli. Torniamo al tema della luce valgo. Abbiamo scelto questo tema perché è un tema fondamentale quando si parla di chirurgia della caviglia del piede. Vi do dei dati. Spesso in medicina si parla di numeri e quindi la luce valgo è la causa più frequente di chirurgia del piede per una donna. Ciò non significa che sia un problema da donna, perché è la seconda causa di chirurgia del piede per l'uomo, quindi è, direi, un problema equamente diffuso, non equamente, però è un problema che coinvolge sia il sesso maschile che il sesso femminile, con una preponderanza del sesso femminile. Ora, secondo me è importante, soprattutto vedendo com'è l'evoluzione, diciamo, dell'informazione, cioè oggigiorno il paziente si informa leggendo su internet e poi arriva più preparato con dei quesiti più chiari dal medico e anche con delle aspettative diverse. Ora, secondo me una cosa importante è, tra virgolette, sfatare il ruolo dei rimedi naturali, che non vuol dire annullarlo, cioè non è che non c'è spazio per i rimedi naturali, ma dipende cosa chiedo ai rimedi naturali. Cioè, se io anche solo una crema antinfiammatoria chiedo di guarire dalla luce valgo, le chiedo qualcosa di impossibile. Se chiedo invece di lenire un dolore dato da sfregamento, non è una cosa impossibile. Quindi ecco perché i rimedi naturali possono avere un ruolo, ma un ruolo per gestire i sintomi. Così come lo spaziatore o i tutori non possono raddrizzare la luce valgo, quindi non è che se io lo metto con costanza poi guarisco, però possono talvolta aiutare a lenire i sintomi. Ciò non toglie che secondo me quando ho una luce valgo che fa male è importante rivolgersi allo specialista di fiducia, anche se si ha paura dell'intervento. Innanzitutto per capire se la luce peggiorerà, con che velocità peggiorare, che cosa aspettarsi, e poi per capire qual è la reale soluzione. Altra cosa che non è un rimedio naturale, ma che è conservativa, è il ruolo del plantare. Ora, se io a un plantare chiedo di raddrizzare la luce valgo, gli sto chiedendo una cosa sbagliata. Ciò non significa che io sia contrario all'uso dei plantari o che i plantari non servano, perché associato alla luce valgo ci sono tanti altri problemi. Per esempio, se la luce valgo è il metatarso a lavorare al posto dell'alluce e quindi alcune volte questo determina una metatarsalgia. In quei casi il plantare è indicato. Quindi, anche in presenza di una luce valgo, un plantare può aiutarmi a gestire determinati sintomi. Non può essere ovviamente la soluzione a cui chiedo di raddrizzarmi volgarmente l'alluce. Ok? Quindi questo penso sia una premessa che un po' risponde anche ad alcune domande che diciamo alcuni di voi mi hanno fatto. Un'altra cosa che volevo chiarire prima di a rispondere alle domande, prima di interagire di più con voi è diciamo un altro tema in cui noi abbiamo parlato dei numeri della luce valgo. 20, 30, 90. Per 20 intendo la durata minima dell'intervento. Un intervento al momento dell'ingresso del paziente in sala operatoria con l'anestesia già fatta, al momento diciamo della fine del dura tra i 20 e i 30 minuti. Quindi per questo abbiamo scelto 20. Il normalmente medicato, la scarpa, noi sapete che preferiamo una scarpa in cui si appoggia il piede a pieno carico, quindi non una scarpa talus, ma una scarpa in cui appoggia il piede a pieno carico. La scarpa post-operatoria si porta normalmente per 30 giorni
Il ritorno a una scarpa larga e comoda è intorno a quel periodo, il ritorno invece a una scarpa, diciamo, esteticamente appagante o un'attività fisica importante, quindi una scarpa stretta in punta, diciamo, un tacco impegnativo, normalmente intorno ai 90 giorni. Ci tengo a ribadire un aspetto, perché la luce valgo non è solo la luce valgo, cioè questi sono numeri che sono validi generalmente quando si corregge solo la luce valgo. Poi però accanto alla luce valgo abbiamo visto prima ci può essere una metatarsalgia, ci possono essere delle dita grif. Questo sono problemi che si possono risolvere dell'osservamento, che però possono rallentare il recupero rispetto a questi numeri canonici. Un'altra cosa che è importante considerare è che quando si parla di alluce valgo si parla di una vastità di deformità che non possono essere raggruppate in un'unica soluzione e che non tutte possono trovare, diciamo, la stessa tipo di soluzione. Quindi, per esempio, quando voi mi chiedete, dottore, che tecnica usa? Secondo me non si usa una tecnica per correggere la luce valgo. Per questo è importante essere visitati. Si viene visitati, avendo a disposizione una radiografia dei due piedi in carico, si studia la deformità e sulla base della deformità si pianifica la chirurgia. Nella gran parte dei casi, ma che non è sempre percutanea e mini-invasiva. Ecco perché anche i decorsi possono essere diversi. Ora, fatto questa premessa, che spero possa essere utile, cominciamo a rispondere alle domande. Come sempre, chiedo a voi, quando annunciamo questa diretta, di farmi delle domande nei post e comincio da quelle. Poi, se qualcuno di voi, mentre chiacchieriamo, ha bisogno di farmi delle altre domande, ovviamente rispondiamo anche a quelle. Una domanda che mi è sembrata molto interessante è stata quella di Gabriella, perché è una domanda che mi fanno in tanti, che saluto, e in cui mi chiede se è vero che con i plantari si può prevenire, diciamo, un ritorno della luce valgo. E mi chiede ancora dopo quanto tempo si può guidare. Allora, io ritengo che il plantare possa avere un ruolo compensare determinate deformità che non abbiano un'indicazione chirurgica. Quindi, per esempio, se ho una sindrome pronatoria, cioè un piede un pochino piatto, che non merita di essere corretto chirurgicamente, il plantare associato alla correzione della luce valgo può essere una soluzione. Tuttavia, non è che l'uso costante del plantare mi riduce il rischio di recidiva della luce valgo. Quindi, se dopo una correzione della luce valgo non ho un piede piatto sintomatico, se dopo la correzione della luce valgo non ho una metatarsalgia, secondo me è poco razionale pensare di fare un plantare. Se invece ho qualcuno di questi sintomi, allora è razionale ed è corretto pensare di farlo. Ecco, spero di aver chiarito questo aspetto. Per quanto riguarda la guida, invece è un problema medico, ma anche un problema, secondo me, assicurativo. Quindi è corretto pensare di tornare a guidare quando il medico mi dice che sono guarita. E quindi a quel punto lì è corretto pensare a guidare e sarò coperto da tutti i punti di vista. Normalmente questo avviene più o meno a 4 settimane dall'intervento. Questo se è l'intervento che più abitualmente, ad esempio, nella mia pratica faccio, quindi che è un intervento o completamente percutaneo o misto, in cui sui raggi laterali, quindi sulle piccole dita, facciamo una chirurgia percutanea. E sul raggio più grande, quindi sull'alluce, facciamo un piccolo taglio. Quindi, ecco, questa è una cosa che mi piace chiarire. Noi parliamo di una chirurgia percutanea, che è sempre una chirurgia che prevede una correzione dell'osso, ma che invece di prevedere di farlo attraverso un taglio, lo fa attraverso un buchino con cui si lavora con una fresa. Ecco, in questo caso è la chirurgia percutanea. La chirurgia percutanea può essere indicata per correggere tutto, le deformità delle altre dita, oppure può essere indicata per correggere una parte delle deformità e le altre deformità si possono pensare di correggere con una tecnica open, che oggi però è mini open, cioè quindi dei piccoli tagli, e sempre un'attenzione a risparmiare i tessuti molli, a essere meno invasivi possibili per poter avere un appoggio immediato e per poter avere un recupero che sia il più veloce possibile. Teniamo però presente una cosa, che quando si spiega al paziente e si pianifica una chirurgia percutanea, è importante non sottovalutarla. Cioè, non è che una chirurgia percutanea è una piccolissima cosa e si guarisce nel momento in cui si fa. Cioè, l'intervento può durare 20 minuti e mezz'ora, ma non si guarisce in mezz'ora, si guarisce nei tempi che spesso spieghiamo nelle visite e di cui abbiamo parlato prima. Qui, ad esempio, Donatina,
Sono stata operata 4 settimane fa, ho ancora il piede gonfio, mi fa male e sento la luce poco sensibile, è normale. Ora, io non conosco niente il tuo caso, quindi per esprimere un'opinione diretta avrei bisogno di averti visitato, ma questo non penso che sia necessario. Io penso che queste domande sia più corretto rivolgerle a chi ti ha in cura, ma tutto sommato io penso che sia anche corretto da parte mia tranquillizzarti. Io dico ai miei pazienti, guardi che avremo l'esperienza del gonfiore per almeno 4 settimane, quindi è normale. Avremo un'esperienza di bassa sensibilità per almeno 4 settimane. Quando si correggono le piccole dita, questa sensazione di avere poca sensibilità, il paziente dice, cavolo, mi sembra di avere le dita quasi morte. Questo può succedere fino a 2 o 3 mesi dall'intervento, quindi non ci deve preoccupare questo aspetto. Quindi, ripeto, io, Donatina, starei tranquilla, mi sembra da quello che descrivi un decorso fisiologico, se hai dei dubbi rivolgiti a chi ti sta seguendo. Un altro aspetto è questo, quando noi facciamo un intervento come questo, secondo me è importante non essere spaventati inizialmente dal gonfiore e dal dolore, cioè è importante 2 cose: non aspettarsi che il chirurgo faccia il miracolo, ma interagire col chirurgo, parlare dei propri dubbi, scrivergli se si hanno dei dubbi e andare avanti con un programma che sia bello definito. Perché? Perché se io faccio l'intervento e aspetto di guarire, quel momento lì non avverrà mai o arriverà molto in là. I protocolli del chirurgo di cui mi fido e di cui ho scelto di operarmi. Per esempio, nel nostro caso, per me è fondamentale che il paziente appoggi a pieno carico da quando recupera la sensibilità. Questo può avvenire nell'arco della giornata o può avvenire il giorno successivo. Quando ha recuperato la sensibilità, nonostante possa avere delle sensazioni negative, nonostante possa avere gonfiore, per me è fondamentale e è molto utile pensare di caricare a pieno carico. E questo davvero aiuta per un recupero più veloce. Ho visto poi una domanda molto interessante di Luisa. Luisa mi chiede se la luce valgo può essere correlato ad altre patologie e se serve curarle. Questo penso che sia un po' il focus non solo della luce valgo, ma dell'ortopedia in generale. Cioè, esiste una correlazione. Spesso i pazienti mi dicono: ma se io mi opero alla luce valgo, mi passa il mal di schiena. Ora, esistono terapie posturali, in base alle terapie conservative, cioè quando io vado da un fisioterapista e ho una visione posturale, mi preoccupo di curare il tutto. La chirurgia però è davvero molto più basic, mi risolve un problema preciso. Non è che se io mi opero all'alluce mi risolve necessariamente il mal di schiena. Cioè, scherzosamente io dico a un paziente, se io opero all'alluce non la faccio diventare alto biondo con gli occhi azzurri, risolvo il problema dell'alluce. Poi, ovviamente, se appoggio meglio, se ho una fisiologia migliore, se il mio passo è più naturale, ne beneficerà tutto l'organismo. Questo è il primo punto. Però la domanda è pertinente perché talvolta la luce valgo è estremamente correlato ed è causato da un'anomalia d'appoggio, tipo una sindrome pronatoria, cioè più frequentemente un piede piatto. Esistono, per quello è importante la visita specialistica, perché esistono casi in cui può non essere necessario correggere tutto, esistono casi invece in cui è consigliabile correggere tutto. Questo per ridurre il rischio di recidiva. Qui mi aggancio a un'altra domanda, una domanda che mi ha fatto Nunzia: è possibile che ritorni la luce? Sì, è che ritorni la luce valgo. Esiste un rischio di recidiva? Esiste un rischio di recidiva che è aumentato se non si prende la giusta, se non si fa la tecnica corretta per quel tipo di deformità, ma che c'è un po' anche a prescindere. E questo rischio di recidiva della luce valgo è aumentato se non prendo in considerazione tutta, diciamo, tutto il piede. Ecco perché quando si in piedi è importante vederlo camminare, perché in questo modo diamo un appoggio, abbiamo un'idea dell'appoggio, quindi capiamo in dinamica, cioè vedendo camminare il paziente, se è necessario rinunciare all'idea di correggere solo l'alluce e correggere qualcosa di più. Volevo salutare Adele che mi ha salutato, quindi ciao Adele. Volevo rispondere a una domanda interessante che vedo di Barbara.
Ho la luce valgo, ma non mi fa male. Devo operarlo. Questo penso sia una cosa importante, perché quando noi correggiamo la luce valgo, è il classico intervento che ha un impatto funzionale e un impatto estetico. Cioè, qualsiasi donna che si opera di luce valgo si aspetta di avere un piede più bello alla fine dell'intervento. Può essere questa la sola motivazione, cioè non mi fa male, non mi piace il mio piede, voglio operarmi. Secondo me questo è un po' eccessivo. D'altro canto, dolore non è solo mi fa male, ma anche limitazione. Oggi la nostra vita sociale ci richiede di presentarci anche con le altre persone vestite in un determinato modo, indossando determinate scarpe. Non dobbiamo portarlo all'estremo, ma secondo me questo è un sintomo. Ora, ovviamente, torno a dire, non è che io mi opero di alluce valgo perché non riesco a mettere un tacco 12. Però sono due aspetti che considero, dolore e limitazione. Secondo me l'assenza di limitazione, l'assenza di dolore non è un'indicazione per fare l'intervento. A meno che non si abbia una grave instabilità. Questo alluce che oggi correggerei in questo modo rischia di peggiorare in maniera veloce e quindi devo pensare di anticipare i tempi. Ora, questo succede raramente, ma con una fotografia dei piedi in carico possiamo davvero pensare di comprendere questo. Quindi, talvolta non dico di anticipare l'intervento, ma di considerare di correggere un piede che fa ancora poco male perché si deformerà in fretta e quindi per ridurre poi l'invasività a cui sarei obbligato di fronte a una deformità maggiore. Qui mi ricollego a un'altra cosa. Mi è stato chiesto, è possibile correggere l'alluce bilateralmente? È un'opzione che è possibile, va fatta con equilibrio però, perché siccome oggigiorno l'intervento di correzione dell'alluce valgo, a meno che non si abbiano grandi deformità da correggere, non è considerabile un grande intervento. Quindi è considerabile un intervento, trasformiamo una piccola cosa in una cosa grande facendone due insieme. Quindi non sempre. Ci sono casi invece in cui è possibile perché la deformità lo permette, perché lo stato di salute del paziente lo permette e quindi è un'opzione che va valutata secondo me caso per caso. Ora invece trovo uno spunto interessante da Farkas Regina che mi dice: io ho problemi con tutte le dita dei piedi. Questo succede spesso e mi piace fare un esempio di un mio amico, di un collega svizzero, che dice questo. Semplificare, ma è molto interessante. Quando nei meeting noi ci confrontiamo su come correggere le dita, correggere nello stesso intervento, non correggere nello stesso intervento, ci sono opinioni discordanti. La gran parte della letteratura ci dice che è meglio correggere tutte le deformità quando possibile per dare un piede plantigno e appoggiamento. E questo mio collega svizzero se ne esce spesso con questo esempio, che l'alluce è come il fratello maggiore e le piccole dita sono come dei piccoli bambini che hanno bisogno gli venga detto cosa fare. Cosa vuol dire? Vuol dire che una volta che io allineo l'alluce, spesso le altre dita ci si allineano di conseguenza. E quindi è importante dare un corretto allineamento dell'alluce perché sarà poi da guida per il resto. Questo non avviene sempre però. E quindi spesso dobbiamo andare a intervenire sulle altre dita. Ora, qui è importante incontrarsi sulle aspettative e su cosa chiedere al chirurgo. Quando correggiamo queste piccole dita, non sempre è possibile ottenere un risultato esteticamente perfetto. La cosa importante è ottenere un risultato che funzioni. Funzioni vuol dire biomeccanicamente che il piede appoggi. Ricordiamoci che l'ortopedico non fa il muratore che costruisce un muretto, anche il muratore ha delle variabilità. Il piede reagisce alle correzioni, quindi negli anni un alluce corretto, delle dita corrette possono cambiare e quindi può succedere che io mi ritrovi con 3 anni, 4 anni dopo invece veda un dito che il mio ortopedico non aveva corretto che comincia a deformarsi. Questo può essere un evento indipendente o può essere una conseguenza dell'adattamento, non è un errore tecnico, è una conseguenza. Ricordiamoci che il piede è vivo e si adatta ai cambiamenti. La chiave, secondo me, per una correzione di successo è quello che dice il mio amico svizzero, quindi il mio collega svizzero, quello correggiamo l'alluce
luce che è la base per il resto. Quindi io sconsiglio sempre al mio paziente, quando abbiamo un alluce valga e un dito acritico, che lo espone a un rischio di recidiva, e lo recidiva che è difficile poi correggere con soddisfazione. Ora leggo di Daniela. Daniela mi dice: ho un alluce valgo nel piede sinistro mentre rigido il piede destro, il secondo dito è a martello. Ora, spesso sono due cose che coesistono, e il dito a martello è una conseguenza sia dell'alluce valgo che dell'alluce rigido. Quindi, tornando all'argomento, avrò bisogno di visitarti avendo delle radiografie dei due piedi in carico, però è probabile che io ti proponga un intervento che corregga il tutto, e che corregga l'alluce e le altre dita. Ricordiamo una cosa: quando si fa un intervento che corregge più raggi, ci aspettiamo magari un momento di gonfiore, però è corretto di fare una cosa alla volta. È corretto da un punto di vista medico, vuol dire un'anestesia sola, un intervento solo, ed è corretto anche da un punto di vista biomeccanico. Dare un piede plantigrado è il risultato che dovrebbe avere qualsiasi ortopedico quando pensa di correggere un alluce. Ricordiamoci che il piede, come prima, quindi le ditina possono rispondere in maniera. Se abbiamo sulle dita vicine, non è una tragedia. Io vedo spesso i pazienti che si deprimono, che entrano in crisi, non è come rifare tutto da capo, è una in conto che si può risolvere velocemente. Non partiamo con l'idea che se mi opero all'alluce avrò dei problemi alle altre dita, partiamo con l'idea che è bene, che è corretto pensare di correggere tutto, partiamo con l'idea che normalmente ci la vita ed è quello lì l'intervento in cui si risolve tutto, però dobbiamo essere consapevoli che se nascono con serenità correggere. Ora Paola mi chiede: io ho corretto entrambi i piedi, uno con una tecnica invasiva e l'altro con una tecnica tradizionale, con un ferro. Quello con la tecnica mini invasiva non mi fa male, secondo me non è un problema di tecnica. La tecnica più usata nel mondo è una tecnica mini open che prevede una disegnazione e un impianto di una vite. Non è il fatto di aver fatto un taglio, cioè la meno invasiva è una soluzione che utilizziamo per ridurre quando possibile i tempi di recupero, ma poi alla fine non è che la chirurgia meno invasiva non fa male e la chirurgia open fa male, sono due cose diverse, il risultato finale dipende da tantissime variabili, ok? Quindi non è la scelta chirurgica e è banale pensare che sia in mezzo di sintesi. Anche perché quando è nata la chirurgia percutanea, quella mini invasiva, è stata propagandata come la chirurgia dove non si usano mezzi di sintesi. Si è pensato che il passo in avanti fosse il non utilizzo dei mezzi di sintesi. Oggi in realtà l'evoluzione della tecnica percutanea prevede l'utilizzo dei mezzi di sintesi anche con tecnica percutanea, perché quello mi dà una sintesi più stabile e mi abbatte il rischio di recidiva. Quindi il vantaggio della percutanea, dal mio punto di vista, non è che non si usano i mezzi di sintesi, è che si riduce l'invasività, ok? Poi, quando è possibile e quando serve, è corretto usare i mezzi di sintesi, sia nella chirurgia open, sia nella chirurgia percutanea. Ecco, spero di aver chiarito questo aspetto. Una domanda ancora interessante invece è quella di Marianna: il neuroma di Morton. Ora, il neuroma di Morton io ritengo che sia, un intervento che si è fatto tanto in passato e che è giusto fare con le corrette indicazioni, però è giusto distinguere tra la metatarsalgia legata a un sovraccarico meccanico, quella non merita un intervento di neuroma di Morton. Scusa, mi era saltata la linea, ci tenevo a rispondere prima di salutarvi. Quindi, quando ho una sintomatologia compressiva, classicamente il paziente ha meno dolore camminando e più se mette una scarpa stretta, per dire, è seduto in ufficio e ha una scarpa stretta, sente male e poi la toglie e sta meglio. Se ho quella sintomatologia lì, è corretto pensare di correggere, cioè di fare l'intervento. E se ho una metatarsalgia, penso che sia più corretto porsi delle altre domande. Ora, io vi ringrazio per il vostro tempo, immagino che tanti di voi se lo siano ritagliati in una pausa di lavoro. Vi ringrazio per l'attenzione e
vi darò appuntamento presto su un altro tema che magari concorderemo insieme in base ai vostri suggerimenti. Vi ringrazio e vi saluto. Buona giornata.